Quindi trailer in CGI. Ditemi un po' se l'audio è troppo alto, eh? Già l'ambientazione pazzesca. Chi servi? Non si sente? Ma come? Non vi preoccupate, mo' apparo. Ok, risolto. Ok. Che spettacolo. L'ho alzato adesso, ditemi un po'. Ok. No, gli hanno bruciato il villaggio. The oceans fill with new ships, but they all come from the same river. Greed. Avidità. Eccolo! È lui il protagonista. Vengeance. Vengeance. Ma questo è lui, ma... Ragazzi... Questo è il protagonista, fra. Perché era uscita un'immagine. Che spettacolo. Chiaramente questo è il trailer in CGI. È pazzesco. Vediamo se ci sarà pure gameplay. Wow. Che figo. Ed eccoli, i due protagonisti. Wow. Ah no, ancora CGI, pensavo era il gameplay. We must learn to trust. Rebuild. And follow the blade. Ok. Oh, trailer bello lungo, eh. Ok, si fa un po' più di azione. Spero che non ci sia copyright qua, ragazzi. Quindi abbasso un po' il volume, perché ho paura che il copyright possa bloccarmi il video. Perdonatemi. Quindi lo abbasso un po'. Però lo vedo bello carico, eh? Ci parlo un attimino sopra, perché la paura c'è. Oh, oh yeah, oh yeah. Molto molto figo, però il protagonista mi piace un botto. Proprio bello. Cattivissimo, fortissimo. Ah, e quindi ti ha fatto capire cosa era successo all'inizio. Hai capito? Siamo le ombre. Ragazzi, 15 novembre 2024, prenotazione disponibile. Ezio's Family di sottofondo è stato assurdo. A me è piaciuto veramente tanto. Quello che voglio fare però è analizzare questo trailer. In primis abbiamo già visto la data d'uscita, era alla fine. Quindi Assassin's Creed Shadows si chiama così per il semplice motivo che i due protagonisti, che sono quindi due, è confermato come pensavo, in pratica si considerano delle vere e proprie ombre. Abbiamo potuto vedere che combattono anche con la lama celata, ma direi di ripartire un attimino più dall'inizio. Il trailer quindi si apre un po' dove si chiude, cioè con questa persona che scappa, continua a scappare ed è anche ferito praticamente, e viene inseguito da qualcuno. Quel qualcuno lo sappiamo già, è il nostro protagonista, che dovrebbe chiamarsi Yasuke. Al momento non credo ci siano conferme, dovremmo andare a verificare forse sul sito Ubisoft, lì ci sarà qualcosa ma lo faremo a momenti. Qui però in realtà abbiamo la ragazza che correva, bellissimo tutto questo sfondo, tutta questa zona si presuppone poi a livello di gameplay sarà esplorabile e quello che sembra è che lei sia cresciuta in una certa famiglia, magari
in un clan particolare, ma nel suo villaggio o in un villaggio vicino qualcuno sta attaccando e lei è corsa subito ad intervenire, da come notate. Lei è palesemente già addestrata, quindi vi sto riportando, cioè dettaglio dopo dettaglio, è già addestrata, ma purtroppo è arrivata troppo tardi e tutto quello che lei può fare adesso, a quanto pare, è piangere. C'è comunque però qualcuno, c'è ancora una rana in un pozzo. Ma aspetta, ma lui mica è il protagonista che combatterà poi con lei. Mo capiamo, eh? Ma vengono tutte dallo stesso fiume. Molto bene, quindi tutte queste cose malvagie. Ah, credo di aver capito, ragazzi. Lui, quello forse è l'inizio del gioco. Il nostro protagonista, il ragazzo, forse sta sotto lo shogun, cioè sotto il re praticamente, e quindi lui ha eseguito gli ordini ed è andato a distruggere praticamente questo villaggio e forse chissà quanti altri. Adesso ti fa vedere un po' di scene in cui ecco tutto l'esercito sta attaccando i villaggi e si cerca vendetta. Vediamo un attimino, eh. Lui mi sembra ancora il protagonista. Vedi, combatte con tante persone, li butta giù, lui è fortissimo, butta giù quattro persone per volta con un singolo colpo di spada. Ma da come potete notare, arriva ad un punto, continuerai a seguire il corso di quel fiume, cioè inteso quella strada dell'esercito del re che si presuppone sia malvagio. Eccolo qua, era ciò che pensavo, quindi il protagonista all'inizio era cattivo. O sceglierai un'altra strada oltre ciò che vediamo. Credo che lei abbia già qualche collegamento in generale con in generale proprio gli assassini. Questo sembra quello che succederà. Allora dobbiamo cercarla. Quindi lui è come se si fosse ricreduto, è come se lui avesse fatto dei passi indietro sugli errori che ha fatto e quindi ha detto procederemo insieme. Tant'è vero che poi dopo ti fa vedere che, ecco, gli assassini hanno varie spie ovunque. Lei ottiene queste informazioni, pensavo le nascondesse, invece no, e le dà a lui. Dobbiamo imparare a fidarci, ricostruire. E lui fa l'occhiolino e seguire la lama. Quindi mette il cappuccio e questa credo sia, non credo sia, potrebbe essere un avamposto da conquistare. Lei chissà se poi, ecco, analizziamo un attimo l'equipaggiamento. Qui abbiamo potuto vedere una sorta di rampino. Io credo sarà molto utile proprio per scavalcare, per riuscire a raggiungere zone elevate. Poi dopo lancia degli shuriken, eccoli qua, che sono quelli che lui all'inizio del trailer si toglie dal petto, quindi è stato preso in pieno. E poi utilizza, qua mi è sembrato di vedere due spade in contemporanea e poi una spada unica, anche se qui dall'equipaggiamento si nota che anche altro, vedete, ha queste sfere, sembrano forse dei fumogeni e qua una spada un po' più piccolina, forse fa parte di quelle due spade e già qui si nota qualcosa. Ecco qua, qua si nota ancora meglio un po' l'equipaggiamento. Non mi sembra vestita pesantissimo da un punto di vista di armatura, eh? Quindi un po' di colpi potrebbero scalfirla. Lei si accorge che diciamo, l'obiettivo sta scappando. Ecco qua, e poi si vede un po' tutta quella parte ben ritmata. Ah, e poi c'è anche lui che interviene. Ma quindi io incomincio a sospettare qualcosa. In pratica, ragazzi, forse possiamo controllarli tutti e due contemporaneamente. In che senso? Con uno fai tutta questa fase che acchiappi l'obiettivo che poi scappa. Poi puoi passare contemporaneamente, cioè in quell'istante all'altro personaggio e distrarre un attimino la situazione. Qua possiamo notare già un'arma differente, questa è proprio una mazza. Quindi ritorna un po' questa divisione di varie armi che abbiamo già visto. C'erano le due lame piccole che utilizzava la ragazza. C'era la spada, qui vediamo questa mazza. Quindi indubbiamente ci possiamo divertire a combattere con vari stili, di sicuro poi ogni combattimento. Tra l'altro pure lui, se notate, porta varie armi con sé, cioè quindi forse puoi passare in maniera molto veloce, come già facciamo già di solito in altri capitoli, da uno stile di combattimento ad un altro, appunto utilizzando un tipo di arma e poi un altro dopo. Molto bello. E poi ti ho chiesto chi servi. Questa è una fase fondamentale. Molto belli questi giochi di luce, però questa è CGI, quindi non è gameplay. Compare anche lui dietro.
che si è mosso velocissimo. Siamo le ombre. Ecco qua. Lui ha molto poche, servono la luce. Molto bello. Prova ad attaccare. Lui si muove in maniera velocissima. E c'è questa meccanica di lama celata che in realtà abbiamo già visto in passato. Quindi va ad estrarre la lama celata che credo possa utilizzare sia normalmente, come già sappiamo, e sia, diciamo, estrendola, afferrando il pugnale e poi colpendo il nemico. Qui mi sembra che abbiano ovviamente le dita, quindi almeno all'apparenza, quindi non c'è bisogno di tagliare, ma ormai da anni. E di conseguenza eccoci qua.